こんな夜遅くまでどこを突き歩いてた？父ちゃん、父ちゃんは無事で嬉しいけど、ね、姉ちゃんはどこ？おめえを心配して探しに行ったぞ。姉ちゃん、外へ出たの？おこ、おめえどうした？なんか様子が変だぞ。姉ちゃん、姉ちゃん！Dio, nel castello con la sorella di Poco, le propone di diventare uno zombie e ottenere la vita eterna, con delle false promesse. Ma lei non sembra voler accettare, e glielo fa capire mollandogli uno schiaffo. Quindi Dio la lascia a Dubi lo spettro, uno zombie, che non è clemente con lei. La ragazza prova a fuggire, invano, ma proprio nel momento in cui la prende, a Dubi cade in testa un'incudine. È stato Jonathan a lanciargliela. I sei arrivano a soccorrere la sorella di Poco, e Jonathan affronta Dubi. Dal sacchetto che Dubi ha in testa sbucano dei serpenti che mordono Jojo in faccia. Lui però, controllando il suo sangue alla perfezione, espelle il veleno. Altri serpenti squarciano il sacchetto e Dubi mostra il suo volto. Jonathan è di nuovo sotto attacco e, facendo passare delle onde attraverso i serpenti velenosi, uccide Dubi. Jonathan arriva in cima al castello, proprio davanti alla porta dietro cui si cela Dio. La apre e se lo trova davanti. Dio! 生きてたのか、ジョジョ。ということは、あの二人の騎士を倒してきたということ。生きている貴様を見て、それは帝王としてのこのディオの精神的弱さと悟ったよ。今、ためらいもなく貴様を斬殺処刑してくれよ。同じこと、お前を葬るのに罪悪感なし。ダイエルブロッカジョナタン。Perché vuole essere lui a vendicare Zeppel uccidendo Dio. Usa di nuovo il suo Thunder Cross Split Attack e riesce a spezzare la guardia di Dio, ma lui congela tutto il corpo di Dire per poi frantumarlo come porcellana. Negli ultimi attimi di vita, Dire morde una rosa, la carica di onde concentriche e la sputa, facendola finire nell'occhio a Dio, che la prende malissimo. Dopo ciò, Dire muore. Jonathan estrae la spada che Bruford gli ha donato e sfida Dio. お前の気化冷凍法いかにして破るか、どうやって波紋を送り込むか、その突破口今ダイヤーさんが教えてくれたぞ。波紋を込めてこの勇者ブラフォードのラックとプラックの剣で消える。Dio però è ancora seccato per la rosa。ゲスな波紋謎をよくもこの俺に。いい気になるなよ。てめえら全員アンデッドどもの餌だ。青ちょびた面を餌としてやるぜ。出たな、やつのこの世のどんな悪よりもドス黒い性格が。これまでの冷静さやダンディーな態度など単なる仮面に過ぎねえ。これがやつの本性。初めて味わったやつの屈辱的波紋初体験ってわけよ。僕とソソレラスカッパ、mentre Speedwagon, Tom Petty e Straizzo affrontano gli zombie. Jonathan invece affronta Dio. Shibori totti yaru! Kisama no inochi o kiyomete yaru! Sono kegaretaru yabou! Mentre Dio è in salto, Jonathan gli lancia delle rose che aveva raccolto prima e, quando a terra, lo attacca da sinistra, la parte dell'occhio colpito. Usando questa tattica, Jonathan riesce a tagliare un braccio a Dio. Jojo sfrutta il momento di debolezza di Dio e con un fendente riesce quasi a tranciarlo a metà. Con le mani congelate, Jonathan non può nulla mentre Dio gioca con la sua carotide. Jonathan prova a contrattaccare con un calcio, ma Dio ne tira uno più veloce, che congela la sua gamba, e gli pesta l'altro piede, congelandolo.
e bloccandolo a terra. Jonathan aveva avvicinato la punta della spada alla fiamma di una delle torce sul balcone, e il suo calore è più forte del congelamento di Dio. Quindi riesce a scongelarsi e a liberarsi, e colpisce Dio in faccia con un Sunlight Yellow Overdrive. Le onde però non sono andate a segno, perché al contatto con la sua faccia la mano di Jojo si è congelata. Dio intanto riattacca il suo braccio e le due parti del suo corpo. Jonathan usa un pugno carico di onde, ma lo passa sulle fiamme e lo unisce ad un altro pugno, quindi lo scaglia contro Dio. Jonathan colpisce Dio dritto al petto, che cade giù dal dirupo sotto al balcone. Jonathan, piangendo, crolla a terra e sviene. Ma,彼の青春はディオとの青春でもあったからさ。だがな、俺は大いに笑うぜ。見てるかい？セフェリノさん、やったぞ。ジョースターさんがついにやった。ディオは死んだ。大げさかもしれんが、世界は救われたんだ。 Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video, sono Mr. Mario e oggi siamo qui con la recensione del penultimo episodio della prima parte di JoJo. Questo episodio è veramente spettacolare, cioè non lo so, questo episodio ha quel qualcosa che altri episodi non hanno, che molti episodi non hanno. Succedono tantissime cose, ma quella che mi ha divertito di più è l'incudine in testa Dubi. Cosa ha fatto per prendersi un incudine in testa, poverino? Ok ragazzi, io andrei direttamente alle votazioni. Partendo dalla storia, questo episodio non lo spiego neanche il perché. Si becca un 10, fisso, punto. Parlando invece dell'azione, allora, sull'azione sono, diciamo, un po' indeciso, se posso dirlo, perché sì, l'azione per praticamente tre quarti di episodio c'è azione, però non è il tipo di azione che c'era magari negli altri episodi, era un'azione un po' più lenta, insomma, c'era un po' più di contatto tra i due fratelli, insomma, perché Jonathan, a discapito di tutto quello che è successo, fino alla fine reputa Dio un fratello. Ma tornando all'argomento, cioè l'azione, c'era, insomma, quello che volevo dirvi è che c'era. Era un po' più lenta rispetto magari agli altri episodi, quindi, però, contando anche l'importanza di questa battaglia nella storia, che è durata anche molto, io a questa battaglia, a questo episodio, per l'azione, contando anche l'incudine in testa a Dubi, darei un 9. Parlando invece dell'aspetto su cui voglio soffermarmi un po' di più, cioè l'animazione, qui ho un po' di cose da dirvi. L'animazione, come negli altri episodi, anche qui è veramente bella. I disegni sono fatti molto bene, a parte alcune scene dove i personaggi sono in secondo piano e la loro faccia praticamente è due linee messe in croce, e questa è un po' una pecca. Ma per il resto l'animazione, soprattutto nelle fasi finali del combattimento, è splendida, è veramente splendida. Nelle inquadrature finali di Jonathan e di Dio, cioè, una qualità assurda secondo me. Parliamo anche poi di una scena che purtroppo, come già sapete, non posso mostrarvi, ma un po' mi ha stupito questa scena, non me l'aspettavo così tempestiva. Mentre cade giù dal dirupo, insomma, Dio in un momento di pazzia, in uno scatto, fa fuoriuscire, come ve lo spiego, insomma, fa fuoriuscire dai suoi occhi
una specie di raggio laser, se possiamo chiamarlo così, che è la sua linfa vitale, che può praticamente fare ciò che fa un raggio X, attraversare tutto e tutti. Infatti Jonathan per qualche centimetro riesce a mancarlo, perché sennò gli avrebbe proprio spappolato il cervello. Infatti è un colpo così potente che arriva al tetto del castello, trancia in due il tetto del castello e trancia in due anche le nuvole. E quella scena è pazzesca, secondo me è bellissima, è fatta anche molto bene. Quindi ragazzi, contando tutte queste cose, a parte dando un po' come pecca i disegni da zoomato, quindi avrei voluto dare il 9, ma ci lascio l'8. Quindi, ricapitolando i voti, abbiamo per storia 10, ragazzi, il primo 10 della serie, mi sa, il primo 10, mi sa, sì. Per quanto riguarda l'azione, invece, do un 9. E invece, parlando di animazione, vi ho già spiegato il perché, avrei voluto dare 9, ma per quello screzio do un 8. Quindi, ragazzi, siamo agli sgoccioli, siamo veramente al finale. Spero che questo video vi sia piaciuto, lasciate un like qua sotto, commentate, iscrivetevi, attivate la campanellina e mi raccomando, domani non mancate all'ultima onda. Ciao ragazzi.